Anche perché fra almeno 10 mesi, alla chiusura di questo esercizio, l'Inter, se sulla stregua degli anni precedenti, si avvia a collezionare un altro passivo che va dai 180 ai 200 milioni. Perché l'anno scorso sono stati persi 140 milioni, ma con 100 milioni di proventi straordinari delle cessioni di Lukaku e Hakimi, se non erano altri 240. Quindi i famosi 60 che dice Zanga di plusvalenza, che se non li fa ora, falli magari entro giugno 2023, ti potrebbe portare a meno 180, a meno 160. Chi è che paga quei soldi lì? Chi Giubilo, è che quello sarà. mette, chi è che metterà quei soldi lì? Appunto, anche questo è un Perché il tema prestito è già delle. finito, il prestito di UT sarebbe già finito completamente perché c'è da saldare questa perdita qui. Chi è che li mette quei soldi? Certo. Qualcheduno deve venire a dirci chi li mette, E questi sono dati oggettivi. non Sono dati oggettivi. chiacchierare.